E a un certo punto mi sono visto circondato da 4-5 ragazzi, maschi e femmine. Uno per di più era sua madre, suo padre non mi ricordo, era un movimento integralista cattolico, una cosa pazzesca. E vedevo che tutte le volte che c'è il cambio d'ora, quindi tu passi da aula in aula, questi erano sempre con me. Allora, cioè, poi, siccome a scuola sono anche un gran rompipalle, cioè, beh, ragazzi, ma non dovreste essere in classe, ma insomma, ma che cos'è questa cosa, no? E allora la professoressa, lei non si preoccupi, non si preoccupi. Cosa ho capito? Che era la scorta. Cioè loro mi hanno fatto. E l'ho capito quando è arrivato un bulletto che era 1,90 m, perché poi nelle scuole italiane si cresce molto più in fretta rispetto alla mia età. E lui è andato in giro a dire che era venuto per menarmi perché il professore è frocio. Quindi si è avvicinato. La ragazza, una nigeriana bellissima, si è messa di fronte, ha messo la mano così, e beh. Questo si è liquefatto nel giro di, è proprio evaporato, io lì ho capito. Poi qualche scena tipo attimo fuggente c'è stata in aula, io professore ho visto il video, la stimo tantissimo, non avevo avuto il coraggio, ma no perché penso che sia una cosa di cui avere vergogna, ma perché io non ce la farei, invece lei è coraggioso, eccetera, eccetera. A me la sta venendo la lacrimuccia e quindi ho dovuto fare lo stronzo. Ma cos'è questo casino? Tutti zitti! Però in realtà ero molto molto contento di quello che stava accadendo.